Ebbene sì, sono tornata a parlarti dell'ultima lettura terminata. Oh, pensavo che non sarei mai riuscita a parlarti di un altro libro, perché con Leonardo a casa in dad e quindi non avendo più sostanzialmente del tempo per me stessa, ho avuto delle grosse difficoltà ad andare avanti con le letture, ma hanno riaperto le scuole. E affrontando appunto un periodo così complicato, ovvero, oddio, mi si sposta la sedia, ovvero lavoro, casa, dad, dad, casa, lavoro, perché sì, questa era la mia routine, avevo bisogno di una lettura veloce, easy, anche un po' frizzantina. E tra le centinaia di libri che avevo a disposizione, ho scelto di leggere Di pancia, di cuore, da ridere, di Chiara Pelossi Angelucci, un romanzo frizzante da leggere tutto d'un fiato, della Autori Inediti. Ok, questo libro mi era stato regalato da Vale, del canale Vale Libri, e mi sono detta, ma sì, perché no? Avevo appunto bisogno di una lettura leggera da inframmezzare alla lettura del secondo volume della trilogia di Wildwood, e ho pensato questo è il libro giusto per me. Allora, devo dire che sicuramente questo è un libro azzeccatissimo nel momento in cui appunto si affrontano periodi tesi, periodi neri, negativi, periodi in cui non si ha molto tempo da dedicare alla lettura, ma si ha comunque il desiderio e il bisogno di concedersi 10 minuti di pausa per staccare dalla vita di tutti i giorni, dai nostri problemi, dalle nostre routine e dedicarci un po' alla vita di qualcun altro, perché questo fanno i libri, tutti catapulti nella vita di altri. Ed è quello che è successo a me entrando nella vita di Lina. Lina è una ragazza di 20 anni che devo dire mi ha ricordato fin dalle primissime pagine, scusa c'è il riflesso ma c'è il sole, Bridget Jones. Non so se hai presente quella sfigata zitella che veramente è sfigata, cioè le prova tutte e che però fondamentalmente rappresenta un po' ognuno di noi. Se non con costanza, almeno per alcuni tratti o periodi della nostra esistenza. Lina mi ha fatto molta tenerezza. È appunto una ragazza di 20 anni che lavora come segretaria in una palestra, e vive da sola, ma ha una famiglia, cioè soprattutto due genitori che... Ma veramente? Cioè, siamo seri parlando di quei genitori? Sono un completo disastro. Al di là della mentalità che questi due genitori hanno, sono veramente un impiastro. Perché? Mamma mi ha fatto impressione la scena. Lina si ritrova al pronto soccorso per altre faccende e lì ritrova sua madre. Oddio. Mamma, cosa ci fai qui? Oh Lina, Lina, non puoi capire. Ho portato tuo padre. Cos'è successo, papà? Dimmi, cos'è successo? Stavamo guardando un servizio in cui esaltavano l'importanza di avere il colon pulito e io ho pensato bene di infilargli il tubo della doccia. Ma ho aperto l'acqua bollente! Cioè, allora, io rido perché effettivamente la scena mi ha fatto ridere, ma mentre ridevo ero lì così. No, ma perché? Cioè, questa è una fra tutte. Per non parlare del fatto che mangiassero cibi scaduti, che... Vabbè, comunque la cosa è un disastro. Purtroppo Lina vorrebbe... Come si può dire, andare oltre, vorrebbe esorcizzare un po'
tutta questa negatività che sente da parte della sua famiglia. Però si trascina veramente una sfiga che è assurda. Cioè, mi ha fatto tenerezza anche perché in alcuni momenti, secondo me, più che altro, più che sfigata, è proprio ingenua. Però Lina è troppo, troppo, troppo carina, veramente. Questo è un libro divertente, ma allo stesso tempo che un attimino mi ha fatto riflettere. Un po' mi sono rivista io quando avevo 20 anni e oddio, è passata una vita, tra parentesi. E sì, c'era questa voglia di farsi notare, di far vedere quanto valiamo, di dimostrare al mondo che possiamo farcela, ma non solo al mondo, anche a noi stessi. Però allo stesso tempo c'è questa insicurezza che ci accompagna tutti i giorni ed è veramente una costante, perché comunque se annotiamo che intorno a noi c'è chi è più bello, chi è più bravo, chi è più capace, e quindi c'è questa voglia di dimostrare, ma allo stesso tempo questa paura di non essere all'altezza, c'è questa insicurezza nel fare le cose, c'è questo volersi fidare quando magari sarebbe il caso anche no. E non lo so, è un libro che veramente. Allora, ti dico, il font è abbastanza grande. È una lettura, cioè una scrittura molto scorrevole, colloquiale. Poi, cioè, Lina ha un'amica che anche lei l'ho adorata, così come mi è piaciuto molto Andrea. E vabbè, ma di cosa ti sto parlando? Conta 270 pagine, quindi per carità non sono neanche tantissime, però sono 270 pagine che comunque scorrono tra riflessioni, avvenimenti divertenti, avvenimenti a volte un po' inquietanti, come appunto quello che ti ho raccontato, tra riflessioni. E è un libro che appunto io ti voglio consigliare proprio per quei momenti un po' così, un po' nì, oppure in quei momenti in cui sei davvero troppo impegnato dalla tua vita e hai bisogno di qualcosa di leggero, che ti faccia un po', rilassare, divertire, però allo stesso tempo che racconti comunque dei fatti che sostanzialmente non si discostano neanche troppo dalla realtà, insomma, non c'è tantissima immaginazione in questo libro, perché sono fatti che, anche se a volte realmente bizzarri e tu dici, ma sul serio, purtroppo succedono a volte, quindi ecco, anche la cronaca a volte ci dice che sì. E come si dice? Oppure ecco, un altro momento in cui potresti leggere questo è quando magari, perché ci pensavo giusto stamattina, prima di parlartene, è quando magari hai affrontato letture un po' pesanti, hai bisogno di staccare, oppure quando hai affrontato letture che non ti sono piaciute e ti stanno per creare un blocco. No al blocco del lettore, noi vogliamo dire no. E paf! Ecco il libro che fa per te. Questo o il diario di Bridget Jones, secondo me, potrebbero essere quei libri utili per staccare in modo facile, indolore e anche divertente. Quindi, di pancia, di cuore, da ridere. Bene, sembrava la pubblicità. Vabbè, forse dovrei fare delle televendite. Comunque, io spero di averti incuriosito per questo libro, te lo linko qui sotto e ti linkerò anche il diario di Bridget Jones, perché sì. Ti mando il mio solito enorme bacione e spero di vederti domenica con un video su qualcosa da vedere in TV, perché no? Su qualche piattaforma. E basta, al prossimo video. Ciao!